premessa, in parte il racconto è vero, non è una presa in giro. Alcune cose scritte sono vere. Io e i miei amici siamo soliti frequentare località al di fuori della città, ma dato che nessuno di noi possiede una macchina, prendiamo molto spesso il treno, raramente ci facciamo accompagnare da altri. Una volta nella stazione della mia cittadina pioveva ed erano circa le 2 del pomeriggio, ma determinati dalla voglia di girare in città più grandi e più belle del nostro paesino, non ci eravamo fatti scoraggiare dalle intemperie. Dovete sapere che qua i treni non sono quasi mai puntuali e molte volte capita di trovarli sporchi e mal ridotti. Ma la cosa importante è il fatto che alcuni treni possono essere molto grandi o molto piccoli. E ci tengo a specificare che il treno che noi prendemmo fu regionale, composto da un modesto numero di vagoni, cosa che vale per la maggior parte dei treni regionali recenti. Trovandomi al nord Italia, sarebbe stato proprio un treno molto recente a portarci a destinazione. Prima, mentre aspettavamo il treno, la stazione era quasi vuota. C'era giusto qualche businessman in giro e qualche viaggiatore inglese o proveniente da qualche altra parte del mondo. Dato che c'era poca gente, io e i miei amici iniziamo a parlare di diversi argomenti, come ad esempio fidanzamenti e famiglia. Proprio quando arrivò il treno, ci ritrovammo ad essere lontani da questo, quindi iniziamo persino a correre leggermente sotto la pioggia per non perderlo. Che stupidi. Comunque torniamo a noi. Bisogna ammettere che non siamo un'ottima compagnia di amici. Non c'era solito comprare il biglietto per viaggi di circa 15 minuti come questo, ma conoscevamo un modo per evitare i controllori. L'ultimo vagone. Avete presente la fine degli autobus? Dove alla fine sono presenti 5 posti? Esatto, sull'ultimo vagone è proprio così. Come sempre, il vagone era vuoto e i pochi che erano lì erano appena scesi. Potevamo capirlo da qualche bottiglietta d'acqua quasi vuota lasciata lì in giro. Essendo che quel pomeriggio di novembre eravamo soli in 4, decisi di non mettermi nei posti alla fine, ma in dei normalissimi sedili. Tanto il controllore non passava mai. Proprio mentre eravamo intenti a fumarci le nostre sigarette elettroniche, una ragazza dai capelli scuri e molto alta andò a mettersi agli ultimi posti. Non le demmo molto peso, semplicemente mettemmo via le sigarette e prendemmo gli smartphone. Fra un posto e l'altro nella mia home di Instagram iniziai a sentire un rumore. Era un leggero pianto, sembrava quasi una persona mentre si soffiava il naso. Ma poi iniziò a diventare più forte e anche i miei amici se ne accorsero. Capimmo tutti subito che si trattava della ragazza, ma non volendo disturbare una povera fanciulla, scrissi un messaggio sul cellulare nel nostro gruppo. «Ehi ragazzi, quella ragazza sta piangendo, giusto?» Tutti mi annuirono con la testa e io iniziai a preoccuparmi un po'. Preso un po' dall'istinto maschile e dalla voglia di conoscere qualche bella ragazza come lei, le andai a chiedere come mai stesse piangendo. Lei inizialmente mi ignorò e continuò a piangere. Davvero assurdo, sembrava di stare in un film horror. Io iniziai un po' a spaventarmi. Sapete, con quella pioggia e quelle nubi, era decisamente inquietante. Comunque, gli riproposi la domanda. «Ehi, perché stai piangendo?» Questa volta la ragazza mi rispose, e caspita, era meglio se non lo avesse fatto, poiché la sua risposta mi fece gelare il sangue. Mi disse che nello stesso posto dove era seduta lei, nello stesso identico treno, morirono i suoi genitori, accoltellati da 2 tossici che usavano gli ultimi vagoni per farsi in vena. Mi disse anche che aveva riconosciuto il luogo perché nel momento del delitto c'era pure lei. Tutto successe quando aveva solo 8 anni. Riconobbe il sedile e il treno da un disegnino che fece lì da piccola, poco prima dell'accaduto. Insomma, una risposta da far gelare il sangue. Preso dall'istinto di aiutarla, andai a cercare il personale del treno. Mentre ero alla ricerca di uno di loro, mi squillò il cellulare. Era una foto di me e quella ragazza che parlavamo. La foto mi fu mandata dai miei amici con descrizione e molti cuoricini. Che sciocchi, pensai.
Comunque, una volta trovato un membro dello staff del treno, gli spiegai la situazione e lui mi seguì. Ma quando arrivammo nel vagone, la ragazza era sparita. Chiesi ai miei amici se l'avessero vista e loro mi risposero dicendo che era andata di sotto. Non potendo girare per tutto il treno, data la grande quantità di persone nel treno, mostrai la foto allo staff che l'avrebbe sicuramente cercata. Quando mostrai la foto al membro dello staff, lui rimase pietrificato. Riconobbe subito quella fanciulla. Disse che era morta in quel treno proprio 12 anni prima. In seguito, il membro dello staff si rivelò essere il capotreno. Io e i miei amici rimanemmo scioccati. Quello con cui avevo parlato era uno spirito. Traumatizzati scendemmo dal treno e accompagnati da un taxi entrammo nel nostro pub di fiducia. Dopo qualche birra, l'alcol ci fece un po' di effetto, ma dopo essere tornato a casa ed essermi coricato, la mattina seguente guardai il telegiornale. Le notizie erano tutte sui politici quando ci fu una nuova notizia. Sembrava essere stata appena scoperta. Ehi tu, sì, sto parlando con te. Lo sai che puoi diventare supporter del podcast? Avrai accesso a contenuti esclusivi e potrai ascoltare in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie molti racconti. Cosa aspetti? Clicca nel link in descrizione e supporta il podcast. I supporter hanno sempre dei vantaggi in più. Un uomo, più di preciso un capotreno, era stato trovato morto proprio nel suo treno. Era stato ucciso con 93 coltellate. Il suo corpo era squarciato. Lo riconobbi subito. Era il capotreno del giorno prima. Il telegiornale disse un'altra cosa. Disse che nel corpo del capotreno fu trovato un biglietto, scritto con una calligrafia perfetta e totalmente privo di impronte digitali o sangue. Il biglietto recitava: «Non hai fatto nulla per me». Mi misi a piangere dalla paura, ma una leggera vocina sembrava suonare nella mia testa. «Non preoccuparti, hai fatto del tuo meglio». Mi sentii come calmato anche se non lo ero. Non ho più visto quella ragazza, anche se ogni tanto, quando mi capita di girare in treno, mi sembra sempre di scorgere una figura molto alta, dai capelli neri, che sembra fare un piccolo saluto e un lieve sorriso.